Si chiama Amare Gabicce, la lista civica che si annuncia libera da sistemi di partito in corsa per le elezioni amministrative di Gabicce Mare dell'8 e 9 giugno. Lista che si è presentata al centro civico Creobicce a partire dal suo candidato sindaco, il 59enne Michele Bencivenga, maresciallo maggiore dei Carabinieri del reparto operativo nucleo informativo del comando provinciale. Questa lista civica è composta da diversi ragazzi che hanno diverse competenze. Io nella vita ho fatto tutt'altro, sono un maresciallo dei Carabinieri, però ho cercato di individuare ogni singola persona che abbia una competenza specifica per ogni settore. Possiamo dare le giuste risposte a tutti i cittadini del mio paese, su cui vivo da 37 anni. Da consigliere uscente di questa amministrazione ho deciso comunque di candidarmi nuovamente per cercare di raggiungere gli obiettivi che mi sono posta già in questi 10 anni di minoranza. Sostengo questo gruppo e sostengo Michele perché ho letto in loro un'anima verde. Io sono fortemente legata a temi ambientali, li porto su tutti i tavoli, sia di edilizia che di sociale, che di attività svolte nei confronti dei giovani soprattutto, perché tutte le nostre azioni devono essere azioni sostenibili. Innanzitutto moltiplicare il numero di posti auto e per far questo vorremmo intervenire sui parcheggi di Piazzale del Turismo e Parcheggio del Tavollo. Nel primo vorremmo trasformarlo in un parcheggio multipiano, ben inserito nel contesto urbano, mentre nel secondo vorremmo ampliarlo andando a realizzare un ulteriore piano al di sotto del livello stradale. Inoltre, vorremmo adeguare la viabilità del centro e pedonalizzare alcune vie per riavviare un processo di valorizzazione e credibilità del centro. E infine vorremmo inserire una navetta in grado di consentire a chiunque di muoversi all'interno dei vari quartieri e o punti della città. Azioni che, eseguite sinergicamente con quelle di altri ambiti, contribuiranno a migliorare la qualità di vita dei cittadini ed a far rifiorire il turismo locale e destagionalizzato. Io credo che sia necessario un vero ricambio per questa amministrazione per poter puntare a un futuro migliore. Ci vuole cambiamento, non è facile, ma l'importante è crederci e solo così riusciremo ad avere un futuro migliore per la nostra città. In tutti i fronti, dal commercio all'attività economica, al turismo. Tutti insieme possiamo dare veramente un contributo per cambiare questa città.